Benvenuti nel capitolo 1 dedicato alla descrizione del pannello PLC V8. Il trainer presenta CPU 1214 DC-DC-DC con le seguenti caratteristiche. 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali, 2 ingressi analogici e un'uscita analogica. Il pannello presenta alimentatore interno a 24V, accessibile in alto a sinistra e in basso a destra. I 14 ingressi digitali sono allocati nella parte superiore del pannello. Il collegamento con sensori esterni può essere fatto attraverso boccole da 4 mm 2 mm. Mentre con i pulsanti a bordo. È possibile simulare tutti gli ingressi digitali. Prendiamo il 0.0. Con il pulsante posto in posizione superiore il segnale è costantemente alto mentre in posizione inferiore si genera un impulso. I led a bordo della CPU segnalano lo stato dell'ingresso in questione. Ogni canale ha il suo simulatore. Le uscite digitali sono a transistor con boccole da 4 mm e con boccole da 2 mm. Le uscite sono anche relè con tatti puliti 250 volte in alternata e possono essere abilitate con il seguente pulsante. Per quanto riguarda le risorse analogiche, abbiamo i potenziometri 0-11V per la simulazione dell'ingresso analogico. Collegate le due boccole da 2 mm, una sopra l'altra, si seleziona l'ingresso al display e ruotando il potenziometro si visualizza la tensione imposta. Scollegando il ponte si può inserire un segnale esterno, sempre 010 V 420 mA per esempio. L'uscita analogica è Sempre più o meno 10V 010V 0,20 mA, come per gli ingressi, ed è visualizzabile settando la terza posizione del selettore. In definitiva, per accedere alla CPU si collega con un semplice cavo Ethernet al computer, o per esempio a un pannello operatore. Il protocollo di comunicazione è ProfINET. Apriamo il Tia Portal. Nella pagina iniziale si può aprire un progetto esistente, crearne uno nuovo o ad esempio migrare un progetto da una versione precedente, per esempio versione 15.1. Scelto il progetto si clicca su Apri. Viene quindi caricato nel mio portale il progetto esercizio 1. In questa seconda pagina possiamo già modificare il progetto configurando un dispositivo aggiuntivo o una pagina HMI per pannello operatore. Apriamo la vista progetto per avere la schermata principale del Tia Portal. Nell'area di sinistra si possono selezionare l'aggiunta di un nuovo dispositivo, i blocchi di programma, gli accessi online e altre caratteristiche del mio progetto. Apriamo in questo caso la cartella PLC-V8. Cominciamo l'analisi dell'hardware cliccando in Configurazione dispositivi. Si apre ora la pagina principale. In questo caso si clicca sopra la CPU, si alza la finestra inferiore e cliccando su Proprietà e in seguito su Generale si vedono le caratteristiche del dispositivo. Scorrendo verso il basso si trova la descrizione CPU 1214 di CDC con la relativa versione del firmware 4.2. Apriamo ora blocchi di programma. In questo caso si possono trovare i segmenti che compongono il mio programma. Per guardare le variabili si clicca in tabelle delle variabili standard, cliccando su indirizzo si mettono in ordine gli ingressi digitali e le uscite digitali. Per esempio con I0.0 stiamo a identificare l'ingresso S0, mentre con Q0.0 l'uscita digitale Q0. Nell'area di destra abbiamo la possibilità di inserire i blocchi funzione, come le combinazioni logiche, contatto normalmente aperto o contatto normalmente chiuso. O sempre aprendo a tendina una cartella alla volta i temporizzatori. Quindi un TP, un temporizzatore generatore di impulsi, o un T -on, un, genera un generatore di ritardo all'inserzione. Si possono inserire dei contatori, quindi contatori in avanti o contatori all'indietro. E sono tutti blocchi da inserire nei segmenti. Ci sono altri sottocartelle pacchetti opzionali, o nella parte di destra la possibilità di inserire segni grafici da biblioteche, per esempio per implementare una nuova pagina di pannello operatore. Abbiamo concluso la descrizione del programma, una volta concluso si può compilare o direttamente caricare il programma nella mia macchina. Quindi clicco sempre in PLC V8, schiaccio caricamento nel dispositivo, mi si aprirà una nuova finestra con la quale si seleziona l'interfaccia di comunicazione, in questo caso Profinet, e si avvia il caricamento del software nella macchina. Una volta caricato il programma nella nostra macchina, si passa al collegamento online. Per verificare il giusto collegamento, si nota nell'area di sinistra i pallini di ogni programma che sono correttamente collegati con la mia macchina. Ora passiamo a controllo on/off cliccando sull'icona a destra, eccoci qui, e adesso possiamo andare a variare gli stati dei miei ingressi. Adotteremo in questo caso il simulatore a bordo del mio trainer. Il primo segmento che corrisponde all'esercizio 1 del manuale va a descrivermi una logica and. Ovvero, quando l'ingresso I0.0 e quando l'ingresso I0.1 sono allo stato on, allora mi si abilita l'uscita digitale Q0.0. Andiamo a verificare a pannello. Si vede che con un impulso si illumina l'ingresso i0.0 lo poniamo verso l'alto in modo da mantenere costante lo stato di on e facciamo lo stesso con l'ingresso i0.1 l'uscita digitale è abilitata come si vede anche a led passiamo al secondo segmento in questo caso abbiamo una porta logica or ovvero quando l'ingresso i0.0 è in stato di on si abilita l'uscita digitale Q0.1. La stessa cosa accade quando l'ingresso I0.3 è attivato. Lo si vede simulando appunto a pannello. Passiamo ora a un esercizio più complesso. In particolare il segmento 8. Funzione logica or end. In questo caso... Stiamo considerando l'ingresso I0.2, l'ingresso I0.3, l'ingresso I0.5 e l'uscita digitale Q0.7. Simulo l'ingresso I0.2, mi si attiva la prima parte del segmento. Ora, sollevando anche il pulsante di 0.5, abilito l'uscita digitale. Essendo una logica OR-AND, or posso abilitare l'uscita digitale anche attivando l'ingresso I0.3. Quindi 03 I0 più I0.5 allo stato di ON mi dà l'uscita digitale. In questo primo caso andiamo a descrivere il blocco flip-flop presente la tendina di destra ed è chiamato appunto flip flop con reset prioritario. Il blocco sr ha la funzione di far assumere all'uscita lo stato logico alto on o basso off a seconda del valore presente agli ingressi. In questo caso con i0.0 descriviamo il canale di set mentre con i0.1 quello di reset. In questo caso la priorità sarà data al tasto di reset, quindi nel momento in cui è alta la parte di segmento i0.0 si abiliterà l'uscita Q0.0. Nel momento in cui vado a portare alto il segnale di 0.1, Q0.0 arriverà allo stato di off. Facciamo questa verifica, colleghiamo online il nostro programma. Ricordiamoci di cliccare in controllo on-off in alto a destra. Ora vado a intervenire al mio pannello. Come vedete ho dato un impulso a I0.0 e si è abilitata l'uscita digitale Q0.0, come si vede anche a pannello. Nel momento in cui vado a dare un impulso in I0.1 L'uscita va allo stato di OFF. Se invece io alzo entrambi gli ingressi, vediamo che appunto i 0.1 che è l'ingresso di reset ha priorità rispetto all'ingresso di 0.0. Solo nel momento in cui viene disattivato il reset abbiamo l'abilitazione dell'uscita digitale. Passiamo al segmento 3 dove abbiamo il blocco funzione temporizzatore, in questo caso un T-On. All'ingresso PT è specificato l'intervallo di tempo trascorso il quale a partire dal fronte di salita del segnale in si vuole che l'uscita Q2 assuma lo stato logico alto. Quindi in questo caso vado... ad attivare i 0.2 e solo dopo due secondi mi si abilita l'uscita digitale nel momento in cui naturalmente porto lo stato i 0.2 a 0 non è abilitato q0.2 guardiamo il blocco tof del segmento 4 funziona al contrario per i primi due secondi da un impulso quindi adesso do un impulso ai canali 0.2 per due secondi L'uscita è abilitata. Riguardiamo. Passiamo ora al blocco contatore. Si chiamerà CTU. Lo troviamo naturalmente. Riguardiamo il percorso. Quindi lo troviamo sempre in istruzioni, istruzioni di base, contatori e qui troviamo il nostro conteggio in avanti. L'abilitazione al nostro contatore è data da i0.3. Ad ogni impulso abbiamo il conteggio, quindi facciamo la prova i0.3, lo andiamo a cliccare per n volte, in questo caso abbiamo che alla decima volta avviene l'abilitazione dell'uscita digitale. Quindi questo è il decimo colpo a cui diamo e come vedete l'uscita è abilitata. Per resettare il conteggio si dà un impulso al canale 0.4. Il conteggio è stato resettato. Questo è un classico contatore in avanti, abbiamo poi il contatore all'indietro. In questo caso l'uscita è abilitata sempre quando arriverò al conteggio di 10 impulsi del canale 05 mi sarà disabilitata l'uscita quindi andiamo ai 05 meno 4 meno 5 quindi come vedete per resettare Bisogna cliccare il 0,6. Un conteggio all'indietro. Quando arriviamo a 0, eccoci qua, abbiamo abilitato la nostra uscita digitale. Come prima operazione introduciamo un blocco sottrazione con la quale vado a confrontare l'ingresso analogico AI0 e l'ingresso analogico AI1. AI0 meno AI1 mi genera un'uscita analogica a Q0. Se proseguiamo nel nostro esercizio, vediamo che AI0 viene confrontato con AI1, nel caso il primo sia maggiore o uguale del secondo mi si abilita anche l'uscita digitale Q0.0. Nel caso opposto, ovvero quando A0 è minore o uguale a I1, mi si abilita l'uscita digitale Q0.1. Andiamo a collegare online la nostra macchina, clicchiamo in controllo on/off e andiamo a operare sul nostro pannello. Per simulare l'ingresso analogico si collegano le due boccole da 2 mm. Con questo ponte abbiamo abilitato la simulazione a potenziometro. Selezionando i0 nel mio display possiamo settare il nostro ingresso analogico. In questo caso lo poniamo vicino agli 8 volti. Facciamo la stessa operazione per l'ingresso analogico i1. Selezioniamo i 1 il mio pannello e modifichiamo l'ingresso. Lo portiamo per esempio a 3 volt. Quindi selezioniamo ai0, 8 volt meno 3 volt, avremo un valore vicino ai 5 volt in AQ0 l'uscita analogica. In questo caso abbiamo appunto che ai0 è maggiore o uguale di ai5, 8 è maggiore di 3, quindi si abilita l'uscita digitale Q0.0, mentre dobbiamo decrementare il valore di ai0 e aumentare il valore, il valore di ai1 per avere abilitata l'uscita digitale Q0.1. Quindi andiamo sempre al nostro pannello, abbassiamo per esempio a5 il valore di A0 e aumentiamo il valore di A1 fino a 11 per esempio. Il risultato sarà diverso. Infatti, abbiamo un'uscita analogica meno 6 volt e è stata abilitata. Uscita digitale Q0.1 Questo tipo di programmazione è molto utile nel caso in cui l'uscita analogica reale, quindi de della nostra macchina, non può essere negativa. Quindi l'abilitazione o no di un'uscita di un digitale mi dà l'indicazione sul verso, per esempio il verso di rotazione di un motore. Nel nostro caso, invece, abbiamo la possibilità di programmare la nostra uscita analogica a più o meno 10 volt. Un esempio classico, gli attuatori rotativi che hanno valvola proporzionale meno 10 più 10 volt.